Una coppia assodata, okay. È nice. Una coppia VIP quasi. VIP. Molto VIP. Molto non, VIP. Non coppia di fatto ancora, però è una coppia... No, però perché l'amministrazione li sposa quelli. No, come non l'ha fatto? No, però ci vai a funzionare in giro. Ah, i funzionari. Iniziamo con una vena polemica, va bene. Marcozzi, questo quarto posto del quartiere Salaria, che risultato noi, è? Noi siamo molto contenti di questo torneo in generale, cioè nel senso, abbiamo partecipato l'anno scorso e siamo stati eliminati ai quarti. Quest'anno abbiamo perso in semifinale, abbiamo fatto terzo quarto posto, siamo arrivati ai quarti, per noi è comunque una crescita. Poi va aggiunto, noi siamo arrivati secondi tra le squadre di Porto d'Ascoli e questa è la cosa che a noi ci interessa e di se più. Se è arrivati primi fa le squadre completamente esatto, del quartiere, esatto. Perché questo bisogna sempre ricordarlo. Adesso c'è il primo e secondo posto di due squadre di San Benedetto che a noi francamente qui non c'è ci una, interessa. C'è una vena polemica separatista che è proprio qui abbiamo delle reminiscenze separatiste che è meglio sopprimere subito la nascita. Laudi, che da presidente del quartiere, che risultato è questo per il tuo quartiere? Allora, noi abbiamo ottenuto sicuramente il primo premio per premio simpatia, ovviamente, perché poi abbiamo il primo premio perché siamo l'unica squadra con i giocatori del quartiere. Vi diamo pure il prosciutto perché quindi, siete i più belli. Bravo, esattamente, anche perché i miei, comunque no, a parte i miei giocatori o meno, no, è stata... Una, partecipare al torneo è sempre una bella esperienza, è sempre un ottimo modo insomma per far capire comunque il fatto che il gioco comunque anche dello sport è una cosa importantissima. E c'è anche l'appartenenza al proprio quartiere che è importante. C'è anche l'appartenenza al proprio quartiere, ci stiamo organizzando. Come diceva Gabriele, adesso l'anno scorso abbiamo perso ai quarti, adesso siamo arrivati alle semifinali, quindi un altro anno basta dare a Messi la residenza vicino sulla Salaria apposta. Esatto. La villa quella di laureati, cioè, è una villetta a schiera, è pieno. La villa laureati è disponibile. Se gliela date in affitto gratis si può prendere la residenza e un altro anno, sì. Ve la giocate. Comunque sì, ci rivediamo un altro anno e speriamo bene. Insomma. Grazie Laudi. Grazie.